Da Il libro delle meraviglie ed altre fantasmagorie di Lord Dunsany. La casa della Sfinge. Quando giunsi alla casa della Sfinge era già buio. Fui ricevuto con grande cordialità ed io, a dispetto del morto, ero contento di aver trovato un riparo da quel bosco minaccioso. Vidi subito che c'era stato un morto, ancorché un mantello, come ogni mantello che si rispetti, lo coprisse alla meno peggio. Il calore del benvenuto mi aveva messo a disagio, facendomi sospettare subito di quel mantello. La Sfinge era silenziosa e di cattivo umore. Non ero andato là per scrutare i misteri dell'eternità, né per indagare sulla vita privata della Sfinge. Pertanto avevo poco da dire e ancor meno da chiedere. Tuttavia, qualunque cosa dicessi, restava cupamente indifferente. Era chiaro che o sospettava stessi cercando di scoprire i segreti di qualcuno dei suoi dei, oppure, con sfacciata curiosità, la natura del suo commercio con il tempo. Ma forse stava soltanto riflettendo tetramente sul morto. Mi accorsi ben presto che si accingevano ad accogliere molto meno cordialmente un altro dopo di me. Lo capii dal modo in cui spostavano lo sguardo alternativamente dalla porta al morto e dal morto alla porta. Ed era chiaro che il nuovo ospite avrebbe trovato la porta sbarrata. Ma in che stato erano porta e chiavistelli? Divorati dalla ruggine e dalla muffa, non avrebbero costituito un impedimento serio per un lupo risoluto. E sembrava temessero qualcosa di peggio di un lupo. Poco dopo capii da quanto dicevano che una cosa agghiacciante stava imperiosamente cercando la Sfinge, perché si era verificato un episodio che rendeva certa la sua venuta. Era anche evidente, come mi sembrò di intendere, che avevano preso a schiaffi la Sfinge per strapparla alla sua apatia affinché pregasse uno degli dei che aveva partorito nella casa del tempo. Ma il suo cupo silenzio era invincibile e la sua apatia squisitamente orientale, nonostante il tremendo fatto di sangue appena caduto. Quando si resero conto che non sarebbero riusciti a farla pregare, non restò loro altro da fare se non fissare inutilmente la rugginosa serratura della porta, il morto sul pavimento e continuare a stupire, forse anche a sperare, dicendo che dopo tutto non era assolutamente sicura la venuta della cosa che nessuno osava nominare dalla foresta. Si potrebbe dire che avevo scelto una casa ben raccapricciante. In verità non lo era poi tanto, ripensando alla foresta che non ho descritto, da cui provenivo, e in ogni modo mi sarebbe andato bene qualsiasi posto, purché potessi non pensare più all'inquietante bosco. Ardevo dalla curiosità di vedere che genere di cosa sarebbe giunta dalla foresta a causa del morto, e avendo attraversato di persona quella foresta, a differenza di te, gentile lettore, avevo il vantaggio di sapere che poteva uscirne qualsiasi terrore. Era inutile chiederlo alla Sfinge. Raramente rivela quanto sa, come il suo innamorato, il tempo. Gli dei seguono l'esempio della Sfinge. E finché continuava ad essere di cattivo umore, certamente non avrebbe risposto. Così cominciai a oliare tranquillamente la serratura della porta. Non appena mi videro compiere quel semplice gesto, mi onorarono della loro fiducia. Non che quel mio lavoretto servisse granché, e avrebbe dovuto essere stato fatto molto tempo prima, ma capirono che avevo concentrato la mia attenzione su un dettaglio che giudicavano vitale. Si affollarono intorno a me, mi chiesero che ne pensassi della porta, se ne avessi visto di migliori o di peggiori, ed io parlai loro di tutte le porte che conoscevo, aggiungendo che i portali del battistero di Firenze erano le migliori e quelle fabbricate da una certa ditta di Londra le peggiori. Poi chiesi che cosa stava per sopraggiungere in cerca della Sfinge a causa del morto. Dapprima non volevano rispondere e io smisi di oliare la serratura.
Allora dissero che si trattava dell'arcinquisitore della foresta, il quale indaga ed eventualmente vendica i torti silvestri. Da ciò che ne dissero mi sembrò che questa persona fosse tutta bianca, come una specie di pazzia che avrebbe sommerso completamente il posto, una sorta di nebbia in cui la ragione non poteva sopravvivere. Ed era ciò che essi temevano e li rendeva tremendamente nervosi mentre osservavano la debole serratura di quella porta male in arnese. La Sfinge invece non sembrava preoccuparsi molto, poiché essa conosce il futuro. A modo loro non avevano tutti i torti a illudersi sperando. Ma per quanto mi riguardava non ero d'accordo. Evidentemente ciò che temevano era la conseguenza del tenebroso fatto di sangue. Lo si capiva più dalla rassegnazione dipinta sul volto della Sfinge che dall'apprensione con cui lanciavano occhiate inquiete alla porta. Il vento sospirò, le fiammelle delle lunghe candele tremolarono e la loro palese paura e il silenzio della Sfinge si accentuarono. L'atmosfera si fece greve e muti pipistrelli svolazzavano instancabilmente nelle tenebre, attraversate dal vento che giocava con le fioche fiammelle. Si udirono quindi delle grida lontane, si fecero più vicine e capimmo che qualcosa muoveva alla nostra volta, ghignando orribilmente. Tastai frettolosamente la porta in più punti e le mie dita penetrarono facilmente nel legno marcito. Non c'era modo di puntellarlo. Non avevo tempo di studiare la loro paura. Pensai alla porta di servizio, perché era meglio la foresta di ciò che stava per sopraggiungere. Soltanto la Sfinge si dimostrava assolutamente tranquilla. Aveva fatto la sua profezia e pareva avervi visto la propria condanna, sicché nulla poteva più turbarla. Allora, salendo e scendendo interminabili scale dai gradini vecchi come l'uomo che andavano sbriciolandosi, passando accanto al bordo sdrucciolevole del temuto abisso, nel cuore di un'infausta vertigine e un sentimento di orrore che mi aveva messo le ali ai piedi, mi arrampicai di torre in torre, finché trovai la porta che cercavo. Si aprì su uno dei rami più alti di un enorme pino solitario e scendendo attraverso di esso raggiunsi il suolo. Mi trovai di nuovo nella foresta ed ero felice di esserci ancora, sebbene poco prima ne fossi uscito tremante bussando alla casa della Sfinge. E quest'ultima? Non so che cosa ne fu della Sfinge nella sua casa minacciata, se è rimasta lì per sempre, fissando indifferente il vuoto, meditando sconsolatamente sul morto, ricordando soltanto con profonda afflizione che un tempo conosceva cose davanti a cui l'uomo trema. Lei, che ora dei ragazzini sbirciano maliziosamente. Oppure se alla fine è fuggita, strisciando vergognosamente e arrampicandosi orribilmente da un baratro all'altro, ha raggiunto cose più alte ed è eternamente saggia. Perché chi può dire se la pazzia sia divina o appartenga invece all'abisso?